competizione riservata a squadre nazionali del Regno Unito. Sono suddivise in un girone all'italiana, con solo turno di andata. Vince la squadra che al termine degli incontri ha totalizzato più punti. Classifica della competizione. È arrivato il gran giorno, quello atteso da migliaia di tifosi che sperano in una vittoria contro i grandi rivali. Gara che si disputa sotto un bel sole, non potevamo chiedere di meglio, terreno in perfette condizioni, ci sono tutti i presupposti per una grande sfida. Un saluto anche a Lelia Dani accanto a me per il commento tecnico. Ultimi 90 minuti prima della fine della stagione. Di fronte ci sono Scozia e Irlanda. Per entrambe questo è l'ultimo giorno di scuola. Si chiude il loro campionato, immagino ci sia anche voglia di congedarsi dai propri tifosi con una prestazione all'altezza di questa splendida cornice di pubblico. L'ideale sarebbero i tre punti per darsi poi appuntamento felici e contenti alla prossima stagione. E buone vacanze. Questo è l'undici titolare dei padroni di casa per la sfida di oggi. Adams. Occhio al tiro. La respinta non è definitiva, attenzione. Allontana il pericolo. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Dice di no qui il portiere. Prende la mira e calcia. Sicuro qui il portiere. Taglia centralmente. Posizione invitante. Ci ha messo una toppa qui sulla conclusione avversaria. Rosso, l'arbitro non ha dubbi. Potrebbe essere la svolta del match. Vedremo se sapranno approfittarne. Possono passare in vantaggio. Si alza la bandierina. Rimane la brutta giocata, l'errore, ma era comunque fuori gioco. Un offside che rende questo errore un po' meno grave. Adams. Sale la bandierina, è fuori gioco. Conclusione che finisce di poco sul fondo. Provato la botta, ma da quella distanza appoggiala, no? Termina così il primo tempo con l'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Primo tempo più complicato del previsto, non è tutto da buttare, ma può far meglio. Ha disputato un primo tempo sottotono, sicuramente non soltanto per colpa sua, si vede però che oggi non è brillante come al solito, eh? Comincia ora la seconda frazione di gioco. Avanza sulla tre quarti. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Nessun problema per l'estremo difensore. Ha molto spazio per andare. C'è la possibilità per il vantaggio. 1-0. Cambia la partita. Non si sono lasciati abbattere dall'esclusione. Un gol che merita di essere rivisto. Ha depositato la palla in rete al termine di un'azione personale travolgente. Golasso. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Manca poco alla fine, ma continua a spingere a caccia del pari. Peccato per questa occasione sprecata, Pier. Ora vediamo se riusciranno a crearne un'altra prima della fine dell'ostilità, manca pochissimo. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria e recupera un buon pallone. Potevano trovare il pari qui. Ma doveva prendere la porta da lì, non si possono fallire certe occasioni. Sceglie il pallone in mezzo. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Ottima la parata.
Ecco il triplice fischio, vittoria e punti preziosi per la formazione di casa. Tre punti fondamentali per la classifica e il morale. Queste sono le partite più difficili ed era importante portarla a casa. Missione compiuta. Buona oggi la sua prova tra i migliori in campo della sua squadra. La partita era terminata ed era pareggio, Pier. Finito. E poi è arrivata la rete che si è rivelata determinante. La sua rete. Andiamo a vedere insieme i dati della partita e le valutazioni dei giocatori. In grafica possiamo vedere tutti i risultati. La classifica del campionato. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist man. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali della nostra squadra. Squadra campione del torneo. Migliore portiere del torneo. Migliore squadra del torneo.